Chiesa gremita a Cadorago per l'ultimo commosso addio a Greta Lazzari, 19enne, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Guanzate. In tantissimi si sono recati oggi pomeriggio alla parrocchia di San Martino, i familiari, i compagni di scuola e i tanti amici. Presente il fratello, 23enne, alla guida dell'Opel Agila Blu la sera dello schianto, che nell'impatto è rimasto ferito in modo non grave. «Ci sono due sentimenti che dominano il cuore in questo momento, stupore e dolore», ha detto durante l'omelia il parroco Don Angelo Gasparro. I suoi familiari, improvvisamente e in modo drammatico, si sono incontrati con il mistero della vita. «Non è più possibile guardare Greta, accompagnarla verso la maturità, godere della sua compagnia, sentire la casa piena della sua presenza», ha aggiunto il sacerdote. «C'è smarrimento, ma bisogna chiedere al Signore della vita che la accolga tra le sue braccia misericordiose». Al termine della funzione hanno preso la parola i compagni di classe di Greta, la ragazza frequentava il liceo artistico Melotti di Lomazzo, con una preghiera ricca di affetto e di sentimento, ma anche di quel bisogno di sentirsi ancora vicini. Fuori dalla chiesa, invece, avevano affisso due striscioni. Una volta all'esterno, la bara è rimasta sul piazzale per qualche minuto, accompagnata da un lungo applauso, mentre in aria sono stati lanciati palloncini bianchi. Compagni e amici tra le mani stringevano girasoli per l'amica scomparsa a soli 19 anni.